Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Io ho avuto il piacere di, nonostante la preoccupazione, la pioggia della notte, quando è arrivata a splendore, il cattivo tempo, a poter abbracciare quella bimba. E i miei colleghi invece è stato devastante anche per loro. 28 novembre 2021, una barca con a bordo 240 migranti, tra cui la neonata Splendore, viene soccorsa dalla guardia costiera al largo di Roccella Ionica. Quanto accade in mare è molto simile alla tragedia di domenica scorsa a Cutro, a poco più di 100 km da qui, ma a cambiare è l'esito. Parte da Smirne, attraversa questa zona della Grecia, prende il mare aperto e poi viene intercettata circa 90-100 km dalla costa da Frontex. Partono le motovedette della capitaneria e con il trasbordo portano a terra i 240 naufraghi. C'era anche un ormeggiatore Frontex e anche due navi civili, perché le condizioni di meteo erano molto... È un meccanismo che si mette in piedi sempre. Anche questa volta il primo messaggio Frontex avvisava tutte le navi che si trovavano in zona di tenersi pronte per un'eventuale operazione di salvataggio. Quel giorno la piccola Splendore è arrivata e noi l'abbiamo accolta, la guardia costiera ci aveva avvisato. Si è creato un modello che funziona. Noi ci siamo e Frontex è accanto a noi. Altre domande: perché a Crotone non è andato bene? È sempre andato bene. La sensazione è che il sistema di soccorso si sia bloccato, impedendo il salvataggio di questi migranti. L'ingresso del porto di Roccella, e questa è l'imbarcazione classe 300 della Guardia Costiera, quella di cui si discute molto in questi giorni, perché la sera del 26 febbraio 2023 non sarebbe uscita per tempo. C'è un tema che è ineludibile, che è quella della responsabilità politica di quello che è successo. Non è stata una fatalità, lo dobbiamo dire.